La vicinanza del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni alle scuole dell'area protetta si è manifestata con la donazione di oltre 1000 libri. Nella selezione di libri che riceverà ogni istituto spicca, in particolare per importanza scientifica, la collana completa dei Quaderni della Biodiversità, una serie di testi editi dal parco che affrontano gli aspetti di particolare rilievo scientifico della biodiversità presente nel territorio protetto, oltre ad altri testi che raccontano il territorio del parco. L'iniziativa, oltre a testimoniare la vicinanza e l'attenzione continua che il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ripone per i giovani e per il mondo della scuola, vuole incentivare e diffondere la cultura della lettura, anche al fine di stimolare la conoscenza del territorio nel quale viviamo. Non si può amare qualcosa se non lo si conosce, ha infatti dichiarato il presidente del parco Tommaso Pellegrino. Con il parco continuiamo a portare avanti iniziative tese al coinvolgimento dei giovani e delle scuole con l'obiettivo di accrescere il patrimonio di conoscenza dei nostri ragazzi. In questo modo, ha concluso Pellegrino, vogliamo scommettere sul futuro attraverso una crescita culturale che pone al centro dell'attenzione il significativo e prestigioso patrimonio ambientale, paesaggistico, naturalistico e culturale della nostra terra.